diciottesima edizione del Rally Internazionale del Taro, seconda manche stagionale per la serie IRC, ha come già detto stupito tutti per l'elevato numero di iscritti che hanno consentito alla serie di raggiungere il numero record di 110. La maggior parte degli equipaggi portava in gara una vettura a due ruote motrici. La giornata di ostilità è stata caratterizzata dal continuo cambiamento delle condizioni climatiche. Tra gli abbandoni di spicco, in chiave due ruote motrici prestige, va citato quello del francese Audirac su Renault Clio Super 1006 e di Di Giovanni su Renault Clio R3C. La classifica riservata alle due ruote motrici è stata vinta da Davide Gatti, con Barone alle note, su Peugeot 208 Rally 4. Sì, sì, è stata bella, bellissima. Abbiamo cominciato benissimo stamattina sulla prova lunga, azzeccando le gomme, però le condizioni erano veramente difficili. E abbiamo preso un bel vantaggio subito stamattina, poi siamo riusciti a gestirlo bene tutto il giorno perché le condizioni erano veramente difficili. Poi è cambiato tantissimo perché abbiamo provato in condizioni da estate praticamente, e oggi c'era bagnato, fango e condizioni miste in cui nessuna gomma era al 100%, quindi difficile, sono contentissimo. Alle spalle di Gatti si è piazzato Mirko Straffi, sempre su Peugeot 208 Rally 4, autore di una gara ragionata. In sinistra 4++ lunga, chiude poco Tieni, in destra 3++ sfiora veloce, 20 diventa 4++, in sinistra 4 sfiora, per destra 4++ buona, in sinistra 4++ media, in destra 4++, 20 torna, 4++ buona, vai, 30. Gatti è andato veramente forte e noi siamo contenti perché comunque sia abbiamo sbagliato un po' di scelte di gomme, abbiamo fatto qualche piccolo errore, però abbiamo sempre spinto e ci abbiamo sempre provato, quindi siamo contenti ugualmente per la gara. E adesso andiamo al Casentino dove sale anche il coefficiente. Quindi qui abbiamo anche un po' pensato al campionato, giustamente, dato che avevamo vinto al Maremma. E quindi dai, il Casentino ci aspetta un'altra gara molto difficile. Giacomo Guglielmini, sempre su Peugeot 208 Rally 4, ha chiuso al terzo posto di prestige. Destra-sinistra 3+, 50, destra 4, destra 4 e 20, ai cartelli destra 3+, 50, sinistra 4, in destra-sinistra 3+, vai, per ritarda poco destra 3, Sempre nella classifica prestige segue al quarto posto la Renault Clio Super 1006 dell'equipaggio Molo Garbo, che precedono la medesima vettura del vicentino Andrea Dal Ponte con scussata alle note.
destra 3 più più lunga al secondo, taglia pieno in sinistra 4 meno, no, per destra 5 chiude 4 meno, buona, tieni, giallo sinistra 4 meno meno corta 100, attenzione rail sinistra 1, gira, taglia 30, destra 3 più no 200, casa gialla sinistra 3 più più no, apri 20, attenzione tornante destro, Emanuele Danesi su Peugeot 208 Rally 4 chiude al sesto posto del Prestige. Settima posizione nel Prestige per Lorenzo Grani su Peugeot 208 Rally 4, che ora occupa la terza piazza in campionato dietro a Gatti e Straffi. Tondina e Cecchetto chiudono all'ottavo posto del Prestige su Peugeot 208 Rally 4. Nona posizione nel Prestige per una vecchia conoscenza della serie IRC, Massimo Lombardi su Renault Clio Super 1006. Chiude la top 10 il vicentino Massimo Dalben su Peugeot 208 Rally 4. Passiamo alla agguerrita classe R2B, dove a spuntarla è stato il giovane Gabriel Di Pietro con Serena manca le note su Peugeot 208. È andata bene, finalmente siamo riusciti a vincere l'R2B, è il secondo anno di RC e insomma l'aspettavamo da un po' e siamo davvero molto molto contenti. Il fatto di essere vicino alle Rally 4 e comunque di aver fatto terzi anche di quelle ci rende ancora più orgogliosi, però la cosa importante oggi era provare a vincere la classe e l'abbiamo fatto, per cui contentissimi, non poteva andare meglio. Siamo di nuovo in pista. Ottima seconda piazza tra le R2B per il rientrante Alessandro Zorra con Carbognani alle note, mentre terzo chiude Mirko Carrara sempre su Peugeot 208. La classifica Under 25 vede Di Pietro al comando con Carrara al secondo posto. Veniamo alla classifica IRC Sport, dove al comando troviamo i veneti Buccino Stagno su Honda Civic. Altaro in seconda piazza tra le Sport si è classificato l'equipaggio scarso su Renault Clio RS, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Angeletta Berni su Renault Clio Rally 5.
quarta posizione tra le sport per Sergio Patetta su Renault Clio RS e quinta per la Peugeot 106 di Oppici Pisati. Tra le BMW 125 diesel l'ha spuntata l'equipaggio Lucarelli Marcucci. Infine un ringraziamento va dato agli equipaggi che nel corso della sesta prova speciale si sono fermati a prestare soccorso ad un commissario di percorso colto da malore, un intervento determinante che ha salvato la vita di un uomo. Nessuno che sta male.